qui da noi nella stazione i protagonisti Buongiorno. della festa al castello. Il professore Einstein da Castelrotto, lo scienziato dei sogni relativi, il maestro Bussotti da Pergine Valsugana, il direttore artistico, il maestro Michelangelo da Peretola, l'architetto asimmetrico. Parlo io, Albert Einstein da Castelrotto, a nome di tutti. Abbiamo saputo che oggi avete avuto, o amici preziosi semafori delle Ferrovie dello Stato, una serata agitata e abbiamo voluto renderci conto dal vivo di come state. Non c'è poi nessun problema per lo spettacolo. Abbiamo ordinato al cervellone di andare avanti con le nostre istruzioni fino alla conclusione all'alba. Che pensiero! Stiamo bene, anche se un po' emozionati! L'assassino è stato preso e in questo momento è nella questura di Bolzano. Vi fermate da noi? Sì, con piacere, dal marciapiede del binario numero 2. C'è un'ottima vista sul castello e le montagne. Lo spettacolo La notte delle leggende è dedicato in questa prima edizione alle storie e ai racconti della nostra terra. Le leggende parlano di noi, illuminano il nostro passato, sono lo specchio del nostro futuro. Io divento un pappagallo. Lei cos'ha da guardarmi in questo modo? Io la rottamo, la rottamo, la rottamo, rottamo tutto, rottamo tutto, rottamo tutto! Dovrei dire Michelangelo da Peretola, perché ora io sono Michelangelo da Sì, Peretola. vai! Allora, sono Michelangelo da Peretola. Io ero il Ah, pappagallo. non so, ma dovevi dire Vai, Michelangelo. Ah, vabbè. Allora, amico, semaforo del binario 2, mi fai portare via il pappagallo? Non ne posso più. È tutta la sera che bercio, che bercia, ho rottamo tutto io. Ora gli metto il cappuccio sulla testa. Il cappuccio no, il cappuccio no, mi super ciuffo! Attorno al semaforo. Eh sì, maestro Michelangelo da Peretola. Augusto ti darà una mano per chiuderlo nella sala d'aspetto. Rottamo tutto, rottamo tutto, rottamo tutto, 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 tutto! Oh, si è fatto male. È ancora vivo. Voglio aggiungere che mi ha fatto molto piacere lavorare con il maestro Michelangelo da Peretola. Si è così sistemato anche il pappagallo.